Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, torniamo a parlare di MotoGP, torniamo a parlare di Marc Marquez, perché la sua situazione è veramente molto molto interessante. Qualche giorno fa abbiamo dato comunque la notizia su questo canale di un Marc Marquez in netto miglioramento per quanto riguarda il suo problema alla vista, però adesso abbiamo delle news ancora più interessanti, perché oggi Marc Marquez è in pista. È in pista su una MotoGP per provare quindi se effettivamente il suo recupero procede per il meglio oppure no. Quindi una giornata molto molto importante per Marc Marquez e per chi ama comunque la MotoGP, perché io credo sempre che non si può essere amanti di questo sport senza non amare un pilota come Marc Marquez, perché comunque è un pilota dal talento cristallino e che deve assolutamente rientrare per il bene di questo sport. Marc Marquez, lo ricorderete, il scorso 30 ottobre ha rimediato durante un allenamento con una moto da off-road, quindi una motocross, un allenamento, una gara amichevole, è caduto e appunto riportato un problema alla vista, una diplopia che ancora adesso lo sta attanagliando. E devo dire che Marc Marquez ha subito un infortunio veramente molto molto complicato, insolito per quanto riguarda i piloti della MotoGP, ma è un infortunio veramente delicatissimo, che prevede comunque un periodo di degenza veramente senza nessuno sforzo, deve veramente andare tutto per il meglio, perché altrimenti si possono rischiare ulteriori complicazioni. Quindi Marc Marquez, se ricorderete, saltò le ultime due gare per appunto concentrarsi al 100% su questa nuova guarigione, questo nuovo periodo di degenza dopo tutto quello che ha subito per l'infortunio al braccio. E Marc Marquez quindi adesso sembra vedere la luce in fondo al tunnel. Lui ha dichiarato un paio di giorni fa: la mia vista è perfetta, però i test di Sepang sono ancora in forze. E quindi un Marc Marquez che non sa ancora quando potrebbe rientrare al 100%. Forse dopo la giornata di oggi potremmo avere qualche indicazione in più, dato che lui è in pista a Portimao per provare una Honda RC 213 VS, una moto molto simile alla MotoGP in strada, in pista, e quindi una stradale, una moto sportiva però molto simile a quella che Marc Marquez guida solitamente in pista in MotoGP. Quindi lui sta testando la sua vista, che comunque subisce degli sforzi non indifferenti quando si raggiungono altissime velocità, e quindi è proprio su quello che Marc Marquez sta cercando di andare a verificare. Intanto la Honda in questa settimana ha annunciato quando ci sarà la presentazione della moto. Ovviamente sarà tutto in diretta streaming, ma ha dichiarato che Marc Marquez sarà presente, ovviamente in video conference attraverso appunto lo streaming, ma sarà presente. Quindi è molto molto importante anche questo annuncio. Marc Marquez che però ancora non sa se sarà presente per i test a Sepang. Io ho sempre dichiarato nei video precedenti che comunque i test a Sepang sono molto molto fondamentali, perché loro determinano comunque anche l'andamento dello sviluppo della moto. Quindi non si può prescindere da questo appuntamento per quanto riguarda il pilota, che in questo caso è il pilota di punta della Honda. Ovviamente Marc Marquez deve essere in pista per verificare lo sviluppo della nuova moto, per vedere se i componenti che Honda ha portato stanno realmente portando un upgrade a questa moto. Sarà molto importante, perché lui è il pilota di punta, deve decidere lui dove va lo sviluppo della moto. E quindi un Marc Marquez che non partecipa o non è al 100% è sicuramente un ritardo molto molto importante per gli aggiornamenti che poi verranno fatti in futuro sulla stessa moto. Quindi un Marc Marquez che oggi, ripeto, è in pista e sta provando con una moto sportiva le sue condizioni. E quindi ragazzi, giornata molto molto importante. In tutto questo, nei prossimi video parleremo della presentazione della prima moto del 2022, la Gresini Racing, che ha appunto lasciato tutti a bocca aperta. Una moto veramente bella bella bella, due piloti prontissimi come Bastianini
e appunto di Gian Antonio. Quindi veramente attenzione, nel prossimo video analizzeremo la Gresini Racing, cercheremo di capire, come abbiamo fatto anche lo scorso anno, dove può arrivare questa moto, e quindi attenzione perché gli appuntamenti con la MotoGP stanno appunto rientrando. Tornando in casa Honda, ripeto, Honda ha confermato quindi questa conferenza stampa in aggiunta alla presentazione della nuova moto, sarà presente Marc Marquez, e attenzione perché ovviamente le telecamere vanno anche su Paul Espargaró, che ha appunto dichiarato in questa settimana in un'intervista: essere in squadra con Marc Marquez mi fa capire perché lui è così veloce. Quindi attenzione perché anche lo stesso Paul Espargaró potrebbe essere della partita. La Honda deve migliorare la propria moto, ha dichiarato che sta facendo il possibile per rendere la moto meno Marc Marquez possibile, e quindi sta cercando di andare con lo sviluppo, con i setup anche verso gli altri piloti. Ovviamente stiamo parlando di Paul Espargaró e dei piloti dell'HRC, quindi attenzione perché queste news su Marc Marquez sono veramente affascinanti. Ovviamente settimana prossima parleremo non solo della Gresini Racing ma anche di come è andato questo test per Marc Marquez. Ci sono delle dichiarazioni da andare ad affrontare insieme, ma tutto quello che possiamo dire adesso è avere pazienza. Tutto quello che possiamo dire adesso è mantenere la calma, perché Marc Marquez intanto è in pista, sta girando, sta testando le sue condizioni e potrebbe appunto essere della gara. Per quanto riguarda i test a Sepang, che sono molto più importanti di quello che uno potrebbe pensare. Ragazzi, però adesso tocca a voi, ditemi la vostra nei commenti, ditemi appunto cosa ne pensate di questo rientro di Marc Marquez in pista a Portimao. Mettete like se vi è piaciuto, iscrivetevi a questo canale se non volete perdere nessuna aggiornamento sul mio futuro. Ragazzi, vi saluto, ciao a tutti da Domenico Versa, ciao a tutti ragazzi.